Buonasera, quasi tutto pronto, stiamo per cominciare qui a Stato dell'Arte. Questa sera ci immergeremo nei grandi capolavori di Van Gogh, vi consiglieremo tante mete per i vostri weekend all'insegna del bello ma anche del buono, vi parleremo di auto d'epoca, vi mostreremo dei veri e propri gioielli a quattro ruote e poi la nostra diventerà anche una trasmissione del delitto, come se fosse stata scritta dalla grande Agatha Christie. E allora vediamo se siamo pronti, regia, possiamo cominciare, che dici? Siamo pronti. E allora, sigla. Buonasera, bentrovati a tutte e a tutti. Questa sera abbiamo un ospite davvero particolare. Pensate, lui ama definirsi un esploratore, ma anche un monaco contemporaneo. Si è laureato in informatica, ma anche in teologia. E sapete che lavoro fa nella vita? È un gallerista di arte contemporanea. Benvenuto e bentrovato a Deodato Salafia. Buonasera. Allora, Deodato, la tua galleria è una galleria un po' dei record, perché al di là del fatturato, sono diversi milioni di euro, la Deodato Gallery si è quotata quest'anno sul mercato Euronext Growth Milan, gestito e organizzato dalla Borsa Italiana. Ma prima di entrare nel merito del tuo modello di galleria e di impresa, ti vorrei domandare, domanda da psicanalista, da lettino dello psicanalista, chi sei, Deodato? Come ti definiresti? Ah, beh, se guardo alla professione direi un informatico, prima ancora di un gallerista. Se guardo la mia vita, hai detto tu monaco contemporaneo, devo dire la prima volta che me lo sento dire, di solito lo dico un po' per scherzo, un po' ironicamente, perché diciamo adoro esplorare la mia spiritualità che mi aiuta a parlare con gli altri e a cercare di capire anche chi mi sta intorno. Ecco, più che Dio mi interessano capire chi sono i miei fratelli, però non voglio passare troppo per prete, ecco, non lo sono. No, tu sono innanzitutto sei un ottimo uomo d'affari. Ecco, ti vorrei chiedere, come è avvenuto l'incontro con l'arte? Cosa ti ha fulminato sulla via di Damasco? Questa cosa mi piace sempre raccontarla. Una volta a 30 anni, io fino a 28 anni, vivevo con i miei genitori in una casa a 60 metri quadrati, mio padre era un ferroviere, insomma persone semplici, però mi hanno fatto studiare e mi hanno fatto laureare. Dopo soli 2 anni mi sono trovato ad avere una società con 60 persone, senza capitale, avevo fatto questo con l'informatica e l'ho venduta e mi sono trovato con i primi soldi. Con i primi soldi ho comprato la mia prima casa, la mia prima macchina, il mio primo orologio, questa casa era piena di chiodi. E allora io mi lamentai con chi me la vendeva dicendo ma con tutti questi chiodi mi tocca rifare tutti i muri. E lui dice beh ma tu i quadri non li metti? Hai questa frase. Cioè, tu non avevi mai pensato ai quadri, quindi alla bellezza intorno a te. Ma la bellezza per me era e ancora oggi sono le persone, la natura, i quadri. Oggi ho aggiunto anche questa bellissima cosa, ma dico la verità, sono sincero, non voglio essere, non voglio dire fesserie. Sì, la vedevo nei musei, ma non l'avevo messa come opzione di acquisto della mia vita. E questa cosa oggi io me la ricordo come fosse ieri, sono passati 23-24 anni e quindi io so che c'è in giro tantissima gente che ama il bello, ma non ha ancora messo, magari anche soldi, ma non ha ancora messo nelle loro opzioni di acquistare delle opere d'arte. Io ero così. E cosa è accaduto? È accaduto che questo mi dice, ma scusi, ma lei le opere d'arte non le mette? Hai. Questa frase mi mette nel cervello. Ma come? Allora cacchio, allora cosa devo fare? Devo mettere o non devo mettere queste opere d'arte? Allora da lì, dopo il weekend, sono andato a Levanto per fare delle immersioni con un mio amico, facevo il sub, e c'era una galleria d'arte e sono entrato per comprare la mia prima opera. In verità ne ho prese 6 quella sera lì, spendendo, mi ricordo, 11 milioni e mezzo di lire. Quindi una grande somma, eh? Una grande somma, sì, in quel momento... Soprattutto come primo acquisto. Sì, in quel momento ero diventato, tra virgolette, ricco per un trentenne, però insomma potevo permettermele, sì, e comprai queste opere per la prima volta. Ma facesti all'epoca un buon affare, secondo te?
Ma o prendesti la fregatura? nessuna delle due, ho preso delle cose che mi piacevano, che ho ancora, poi in verità quelle opere mi piacquero talmente tanto che ne comprai veramente tante, più o meno di quegli artisti che erano dei post Macchiaioli, gruppo Labronico, eravamo tra la Liguria e la Toscana, e poi mi sono trovato a rivenderle così, quasi casualmente, poi mi appassionai, quindi compravo su eBay. Alcune cose ho preso, tra virgolette, delle fregature, ma non posso dire che qualcuno mi abbia volutamente fregato, diciamo che acquistavo un po' di pancia. Altre cose invece poi sono diventate un vero e proprio affare anche dal punto di vista economico, ma non era quello il mio approccio, non era che io volessi per forza guadagnare, volevo veramente il bello e ci sono riuscito. Senti, tanti di coloro che ci stanno seguendo si staranno domandando a questo punto, beh, anche io vorrei comprare un'opera d'arte sia per inserirla in casa, nell'arredamento, per stare bene di fronte alla bellezza, ma anche per fare, perché no, un piccolo investimento. E allora, come si evitano le cosiddette fregature? Ma innanzitutto io suggerisco di approcciare l'arte in prima battuta non come investimento. Io sono un gallerista molto anomalo da questo punto di vista. Se vuoi investire, comprati bot, BTP e altre cose. L'arte te la prendi perché devi godere come un riccio, scusa il termine un po' colloquiale. Poi dopodiché... Io sottolineo quello che stai dicendo, Siamo perfettamente d'accordo qui a certo, Stato dell'Arte. Certo, no, ma lo so che lo pensiamo un po' tutti noi operatori. Detto questo, chiaramente nel momento in cui io vado a spendere qualche soldino che diventa per me comunque rilevante, io dico sempre un mese del mio stipendio, ecco, diciamo così, se riesco anche a preservare il valore, tanto meglio. Io mi devo, ahimè, fare un po' di pubblicità. Ho scritto un libro che si chiama Le tue prime 5 opere d'arte contemporanea, dove aiuto un po' a ridimersi da questo, a capire come fare. Prima di tutto, diciamo, se io voglio ipotizzare di sperare in una crescita, devo valutare sia l'artista sia il lavoro che dietro l'artista si sta sviluppando. Quindi questa è la prima cosa. Seconda cosa, valutiamo il gallerista. La maggior parte di noi sono persone estremamente serie, molto capaci. Altri sono un po' più improvvisati, a volte per esempio una cosa tipica da evitare è quando il gallerista chiede soldi all'artista per esporre. In questo caso è chiaro che non c'è dietro un processo sano, c'è un processo un po' anomalo. Beh, quelli non sono galleristi, quelli sono affittacamere, è un altro tipo di lavoro. Però il povero acquirente non certo. Riesce a capire la differenza. Non lo sa. Allora io lì in quel libro spiego un po' come cercare di capirla. Qual è il tuo modello di galleria? Tra l'altro stiamo vedendo delle immagini della tua attività, delle tue gallerie. Ma guarda, io ho i galleristi che un po' un giorno vorrei essere uno di loro, mi è piaciuto molto Perrotin, non l'ho mai conosciuto in Francia. Lui, grande galleria internazionale. Galleria internazionale, mi dicono che lui è un ex, ho detto un po' la sua storia, un ex informatico come me, questo mi dà speranza. Anche lui è entrato nel capital market da qualche mese, quindi un po' come me. È molto più importante, molto più grande, per me è un modello di ispirazione. Guardo anche Opera Gallery, un'altra galleria internazionale che credo faccia molto bene. Altri sono molto, molto importanti, però un po' snob, ecco, questo a me non piace molto, dico la verità. Ecco, quanti lavorano per te? Quante gallerie hai attualmente? Ho una quarantina di persone, mal contati, poi è sempre in movimento, e circa una quindicina di gallerie fisiche. Però noi siamo anche molto forti in quello che è il marketing online, che devo dire è estremamente rilevante per noi. Qual è l'identikit del tuo cliente? Chi sono? Età? Da dove vengono? Professione? Li hai un po' censiti? Tu sei un informatico anche. Sì. I clienti migliori sono la coppia che ha appena avuto un figlio. Come mai? Migliori. Ma perché sono stressati e quindi non fanno più le vacanze, non dormono. Quindi come fanno a inserire qualcosa di disruptive nella loro vita oltre il figlio? Ecco che allora comprano un'opera d'arte. Questo è veramente il cliente che mi ritrovo ad aver capito il migliore. Poi però il cliente perfetto è quello, io penso come me, come ero io a 30 anni. Uno che ha dei soldi, che ha l'Harley, che ha magari una bella macchina, la casa. L'arte è sicuramente qualcosa che spesso viene dopo. Mi emoziono quando viene per prima, come acquisto tra gli acquisti inutili, mi emoziono quando è il primo acquisto, prima ancora della seconda casa, prima ancora della Porsche, prima ancora di altri beni voluttuari. Mi emoziono, ma di solito non è così. Una persona prima di tutto pensa alla casa, alle vacanze, magari alla macchina carina, e poi dopo arriva l'arte. Ecco, però...
se siamo arrivati ai 40-45 anni e non è arrivato questo momento, io devo andare a rompere le scatole a queste persone dicendogli: guarda, per favore, dimmi di no, ma valuta di comprare dell'arte. Dimmi di no, ma non puoi ignorare questa cosa, perché l'arte è generativa, secondo me. Che cosa ha portato l'arte nella tua vita, oltre al lavoro? Ma io, una metafora che faccio sempre è che per me le opere sono delle finestre. Io dico, in casa tua metti più finestre possibili, se abiti in un bel posto, diciamo almeno con una bella vista, e poi tutti i posti dove non puoi mettere delle finestre, metti delle opere d'arte, perché è come se fossero delle finestre. Quando guardo una delle opere che ho, devo dire, non solo in casa, anche in galleria, entro in un tunnel spaziale incredibile. Devo dire, sia opere che colleziono, anche quelle di altri, cioè comunque le opere d'arte, tu lo sai, voglio dire, io sto parlando a chi non lo sa, ma chi frequenta questo mondo lo sa perfettamente, ti sconvolgono, non riesci, più di qualunque altra cosa. Assolutamente, anche il nostro programma quindi cerca di sconvolgere il pubblico in senso positivo, naturalmente. Senti, da quale opera consiglieresti di cominciare una collezione, no? Quindi il cliente che non ha mai comprato arte. Sì. Da dove consigli di partire? Guarda, consiglio prima di tutto, quanti soldi hai voglia di mettere che per te non ti pesano? Qualunque sia la cifra, dividila per due. Quindi inizia dalla metà o da un terzo di quella cifra. Vuoi mettere 5.000? Parti da 2.000 euro. Vuoi mettere 20.000? Parti da 6.000. Primo. Seconda cosa, prendi un artista che ti piace, possibilmente molto conosciuto, così almeno se poi cambi idea lo vuoi cambiare, lo vuoi ridare dentro, quindi un artista, diciamo, nel nostro tecnicismo liquido, ecco, diciamo così, e così puoi anche seguire il suo storytelling. E se un artista, anche io ho artisti emergenti, diciamo, che magari, tra virgolette, il cui storytelling lo trovi solo nella mia galleria, no. Prendi un artista che magari è già internazionale, così ti puoi, tra Instagram, i siti, quello che combina, i musei, eccetera, ti fa una scorpacciata di storytelling, e questa roba qui ti fa crescere, ecco, diciamo così. E poi ti guida dove vuoi direzionare lo sguardo su ulteriori opere. Senti, tu lavori con tanti artisti internazionali che sono dei grandi maestri riconosciuti. Uno di questi è David LaChapelle, un grandissimo fotografo. Che sì. Cosa ti ha colpito della sua ricerca? Ma guarda, intanto vediamo anche delle immagini di David LaChapelle e di suoi progetti realizzati nelle tue gallerie. Sì, io avevo visto una sua mostra, forse quasi casualmente, a malapena sapevo il nome di questo artista a Roma, non mi ricordo, forse 2012, e rimasi sconvolto e dissi: ma chissà se un giorno potrò permettermi di acquistare un'opera di questo artista. Poi nel 2022 è accaduto che abbiamo avuto la possibilità di essere intermediati, abbiamo avuto la possibilità di valutare, di esporlo, addirittura di averlo in esclusiva per l'Italia, e questo per me è stato incredibile. Cosa ti devo dire? Lui è classicismo, è un contemporaneo, è uno che comunica un sacco di cose, che tutte le volte che guardi una sua opera, qualunque opera, la vedi per 20 volte, e per 20 volte hai 20 emozioni diverse. E poi uno scenografo, perché quelle sue opere d'arte non sono dei montaggi, lo dico per i profani, insomma, sono delle scenografie che lui crea e poi fotografa. Quindi c'è anche tanto lavoro dietro, che, fammi dire, nell'arte spesso non guasta. Siamo oggi per un'arte concettuale, tutta l'arte concettuale, dico io, ma sicuramente quando c'è dentro anche un grande lavoro, l'emozione è anche ben sostenuta, ecco, diciamo così. Che emozione ti dà invece un altro tuo artista, Mr. Brainwash, un artista che è stato molto importante per l'avviamento della tua, sì, professione, della tua azienda? Diciamo, lui è stato un giro di boa, è stato il primo artista internazionale che abbiamo avuto, ci ha dato tantissimo, anche noi abbiamo dato tanto a lui. È uno di quelli che si dice che potrebbe essere Banksy. Allora io all'inizio, prima di conoscerlo, l'avevo anche immaginato e pensato, dico la verità. Mi emozionò prima di conoscerlo il film Exit Through the Gift Shop. Anche lui, un artista che ha detto: chissà se potrò mai avere una sua grafica. Addirittura siamo finiti per essere uno dei suoi galleristi più importanti. È un folle, è un grande curatore. Come artista, siccome vende tanto, chiaramente è anche molto criticato, perché questo mondo ha un po' un rapporto col denaro, il nostro mondo ha un rapporto col denaro un po' diciamo che a volte è un po' problematico, ecco, diciamo così, però devo dire la verità. Anche ipocrita.
anche ipocrita, l'hai detto tu. Io ti dico solo questo, è un piccolo aneddoto. L'ho invitato a casa mia, una serata con, insomma, c'è una persona dell'ambito dell'arte, si è messa a lavare i piatti a casa mia, piuttosto che una volta abbiamo invitato a Porto Cervo, una mostra importante a Porto Cervo, ha passato un'ora e mezza a sistemare il magazzino. È un perfezionista, è uno schifosissimo perfezionista, il più grande curatore che io ho mai conosciuto in vita mia. Come artista ne ho conosciuti tanti bravi tanto quanto lui. È un grande curatore, lui entra in un posto, esce, pensa, rientra, vuole cinque persone con lui, lo sconvolge. Incredibile. E lo fa nell'arco di La Chapelle, magari richiede mesi per progettare la fotografia. Lui te lo fa in 45 minuti. E adesso, care amiche e cari amici, un altro artista della Galleria Deodato, Mr. Save the Wall, che sono andato a intervistare. Guardate. La speranza c'è nel tuo lavoro, no? C'è anche tanta critica e anche il tuo è un lavoro profondamente politico, a mio avviso, no? Tu prendi posizione. Però il pubblico avrà anche notato che c'è uno strano personaggio sulle tue opere che ha la testa di un ranocchio, no? Ed è vestito in abiti borghesi. Chi è questo personaggio? Il tuo alter ego? Probabilmente alla fine sì. Non è nato come il mio alter ego, o quantomeno non è nato con la consapevolezza di esserlo. È un teriantropo e probabilmente involontariamente anch'io ho voluto dare a questo personaggio antropomorfo con la testa di rana la possibilità di dare delle risposte a delle domande. Questo ranocchio è in giacca e cravatta e potrei dirti in una battuta che significa che un ranocchio, anche se ben vestito, è sempre un ranocchio. È nato in un'occasione in cui una coppia di persone nel mio atelier, quando ancora non lavoravo con Deodato, volevano comprare lo stesso quadro, che era La famiglia del Mulino Bianco non esiste, dove una bambina dà fuoco allo stereotipo della famiglia perfetta, e solo che anche pur essendo lo stesso soggetto, una la voleva su tela e l'altra su legno. A un certo punto lei si interrompe e gli dice: certo che il principe azzurro davvero non esiste e tu, caro mio, sei proprio cambiato, ma con disprezzo. Lui la guarda e le risponde: no, guarda, io sono sempre lo stesso, ma tu eri innamorata di me e mi hai trasformato nel tuo principe azzurro. E quindi sintetizzo che la donna spesso si innamora dell'essere innamorata, idealizzando quindi il proprio uomo. La fortuna di questo ranocchio supera le mie più rose aspettative. Ognuno gli attribuisce un significato diverso e quando l'arte fa discutere, quando l'arte apre delle argomentazioni, Ha svolto il suo ruolo. Senti, se ti dicessi Lucio Fontana, no? Tu cosa mi risponderesti? Come è entrato il suo lavoro, la sua ricerca, il suo insegnamento nel tuo? Vedendo il taglio mi sono detto: ma dai, ma questa è arte? In realtà era l'inizio, non c'era la conoscenza. Poi ho cominciato a studiare e con la conoscenza ho detto: ma dai. A me però, e mi dicevo: ma dai, ma come hai potuto dire ma dai a Fontana? E questo è avvenuto in un giorno preciso. Lascio il mio lavoro, comincio a studiare l'inglese. Qual è il lavoro? Ricordiamolo. Okay. Tu non hai un percorso da artista aborigine. No, sono arrivato ad essere vice direttore generale di Confartigianato a Como e vice segretario generale. Vabbè, per varie vicissitudini che non sto a raccontare, ma che sono ben descritte nelle mie opere, lascio il mio lavoro e quindi le prime cose che faccio sono state studiare la storia dell'arte e frequentare gli ambienti dell'arte. Sono andato ad Art Basel, la più importante fiera d'arte contemporanea al mondo. A un certo punto vedo La fine di Dio di Fontana e dico: no, ma cos'è sta potenza incredibile che ha? A forma di uovo, diverso da tutti, materico, con questi buchi. Leggo La fine di Dio, vado a casa e capisco che era di colui di cui dicevo: ma dai. E decido di voler fare anch'io un'opera su Fontana. La fine di Dio è un uovo, quindi io ho preso la stessa dima di Fontana. Ho fatto riprodurre questa forma di uovo, perché non è un ovale, ma è proprio un uovo, ed è dall'uovo che ho voluto mettere dei continenti, come se fosse il mondo che sta per esplodere. Quindi la fine del mondo è anteceduta dal mondo che si oblunga assumendo la forma di un uovo. E dalla fine del mondo
nasce un altro mondo. Quando ho lasciato il lavoro, il giorno dopo per me è stata... sembrava la fine del mondo. E invece, esattamente come era nel mio principio, ecco la nascita di un nuovo mondo ancora più avvincente, ancora più stimolante, ancora più ricco di soddisfazione, anche di ritorno economico. La fine del mondo che mi commuove quando penso ai miei genitori. Io li penso che per me sarà la fine del mondo, ma grazie al mio quadro, perché io voglio dare alle mie opere una funzione terapeutica. Io guardo il mio quadro e dico, vedrai, te ne farai una ragione, perché sarà per un po' la fine del mondo, ma sarà la nascita di un nuovo mondo che è il mio, come nuovo punto di riferimento. È una cosa, guarda, ecco, mi commuove, te l'ho detto, ma io te l'ho permesso, quando penso alla fine del mondo mi commuove. Però nello stesso tempo mi fa essere ottimista, perché mi fa dire, vedrai che nascerà un nuovo mondo, sarai all'altezza della nuova situazione. Tu hai realizzato anche una serie che hai chiamato Live Shot. Di cosa si tratta? Live Shot è per me qualcosa di totalmente immersivo. Allora mi sono immaginato un percorso dove ci sono 16 momenti della vita di una persona, tutto rientra. E quindi tu devi scegliere un oggetto personale per ogni momento codificato in questo progetto. Quando l'hai scelto, ti incontri con me in un set dove non entra nessuno e ci siamo io, te, un fotografo e il videooperatore. Ed entrano in campo gli oggetti uno per uno. E quando tu prendi in mano l'oggetto, cominci a provare un'emozione che ancora prima di parlare io leggo, il fotografo legge e il videooperatore ha già catturato. E io e te iniziamo a parlare di questi oggetti e tu non parli più del tuo oggetto, ma parli della tua vita senza accorgertene. Ed è di un'intensità straordinaria. E alla fine il live shot che cos'è? Io scelgo tra 400 foto le 16 foto che rappresentano l'emozione che hai provato in quel momento e in un breve video che monto insieme al video operatore scegliamo 15 minuti massimo, dai 10 ai 15 minuti del tuo racconto e lo montiamo in una maniera che tante volte molti non hanno neanche il coraggio di guardare. Tu hai un pennarello in mano, come mai? Ho un pennarello in mano perché oltre ad essere uno strumento del mio mestiere, io ho fatto come tutti gli artisti all'inizio della mia carriera una riflessione sulla bolla speculativa dell'arte. Tu hai in mano? Ho in mano una banconota da un dollart. E la banconota da un dollart sta a significare che è una valuta creata da me per significare che mi sembra strano che il balloon dog di Jeff Koons possa valere 58 milioni. Secondo me il balloon dog di Jeff Koons vale 58 milioni di dollart, cioè di carta straccia. Allora io ho fatto questo dollart per dire qui Jeff Koons, tu sei al posto di George Washington, presidente del nulla. Poi però ho fatto una riflessione, ma se io firmo e ti dedico questo dollart, che abbiamo visto è carta straccia, per Cesare, Mr. Save the Wall, ora ne vale 2. E io dico, Cesare, io ti regalo questo, a ricordo di questo bel momento insieme e ti dico che ora ne vale 2. Adesso io cosa faccio? Prendo 2 banconote da un dollart e per dimostrarti che è vero, provo a ricomprartelo. Me lo rivendi? No. No. Allora prendo 5 banconote da un dollart e provo a ricomprartelo. Me lo rivendi? Assolutamente no. Allora in questo momento cos'è avvenuto? È avvenuto qualcosa? Qui c'è la tua impronta. No, quello che è avvenuto è che, oltre ad esserci la mia impronta, ma non vale più 2 dollart, ma ne vale 5. Quindi cancello il 2 e ci metto il 5 perché io che sono al mercato ti ho offerto 5 dollart e tu hai rifiutato. Allora, siccome mi piace quel dollart, io ti offro 10 dollart e ti dico me lo vendi per 10 dollart? Guarda, neanche per 10 dollart perché comunque sia, questo ormai è dedicato a me ed è un'opera d'arte concettuale. Abbi pazienza, allora, adesso così, quindi allora, noi non vorremmo andare, sembra un siparietto. No, no, fermati, però in realtà tu mi devi seguire, perché sì. Tu ti devi fidare, al massimo lo tagli se non ti piace, ma io te lo faccio. Cancello il 5 e ti metto il 10. Allora vale 5 banconote di carta straccia. Allora io ti dico, ed è qui il punto, io ti offro 10 euro, me lo vendi? No. Allora cosa è successo? Non vale più 10 dollart, ma vale 10 euro. Allora siamo passati dal nulla a un valore economico.
Io sono arrivato a offrire 1500 euro per un dollar che ho regalato ad una persona che non me l'ha voluta restituire. Quindi potenzialmente questa carta straccia vale 1500 dollari. E io ti faccio una domanda. A me è sembrato il paradigma che ha portato a valere 58 milioni il Ballon d'Or di Jeff Koons. E dopo che le persone hanno rifiutato di restituirmi la banconota di carta straccia per 1500 dollari, ho chiesto scusa a Jeff Koons e ho detto: sai cosa c'è? Ho imparato una nuova lezione, perché se lui non mi restituisce il dollar per 1500 dollari veri... Fa bene Jeff Koons. Fa bene Jeff Koons. E naturalmente daremo a Jeff Koons diritto di replica, se ce lo chiederà. Saremo ben lieti anche di intervistarlo. E allora, ultime due domande. Vai. Cos'è per te veramente contemporaneo? Per me veramente contemporanea è l'opera di un artista che interpreta il proprio tempo e anticipa quello che verrà. Un'ultima per te, una risposta secca. Con chi vorresti realizzare un'opera a quattro mani? Io la farei con un artista che ho visto in fiera. Parliamo della Fiera di Art Verona. Sì, della Fiera di Art Verona, che si chiama Giulio Alvigini e che mi ha colpito per la sua riflessione fatta di poche parole sul mondo dell'arte. E questo era Mr. Save the Wall. Allora, Deodato, adesso ti mostro un articolo pubblicato sul Corriere, ma è una notizia che ha fatto il giro del mondo. Sarebbe stata svelata, infatti, l'identità di Banksy, sarebbe Robin Cunningham. Ti vorrei domandare questo allora, visto che Banksy, che è un grande esperto di marketing, uno stratega straordinario da questo punto di vista, ha fatto della sua identità misteriosa un cavallo di battaglia. Che cosa accadrà adesso al mercato di Banksy, secondo te? Tra l'altro, tu vendi opere di Banksy? Sì, 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 è stato uno degli artisti su cui abbiamo puntato fin da quando costava un decimo di quello che costa oggi. È stato gran parte del nostro successo. E spero, lui ci ha dato tanto e spero che anche noi abbiamo dato qualcosa a lui. Per me è fondamentale questa cosa. Con Banksy ci si aspettava e ancora ci si aspettano sempre dei momenti disruptive. Uno di questi momenti poteva essere la sua rivelazione, un altro poteva essere... Lui all'inizio ha avuto un rapporto col mercato dell'arte molto critico, diceva: voi stupidi, uso un termine un po' più debole di quello che lui veramente ha usato, che comprate queste opere d'arte, una delle sue opere d'arte che fa questa denuncia col mercato dell'arte. Poi in verità l'ha sfruttato e anche in maniera anche abbastanza pesante. Suppongo e credo che sia un milionario Banksy, un plurimilionario lui e tutti quelli che sono intorno a lui. È uno degli artisti più ricchi al mondo. Sicuramente se lo merita, bravissimo, però lui è partito criticando il mondo dell'arte. Cosa ci si potrebbe aspettare? Io mi aspettavo due cose. Vabbè, una che venisse fuori il nome, non poteva non essere così, ovviamente così, e l'altra cosa che ho detto, boh, magari potrebbe anche fare uno scherzetto e inondare il mercato di opere d'arte in modo che praticamente dice: ok, vi ho preso in giro tutti, no? Tant'è vero che quando vendevo le opere dicevo ai miei clienti: guarda che ci si può aspettare di tutto da Banksy, cosa faccio? Fai quello che ti pare, però sappi che se anche venisse inondato il mercato di arte, le prime sono quelle che hanno aiutato, quindi non credo che perderanno valore, però insomma anch'io ho delle opere comprate con i miei soldini personali e quindi ho fatto anch'io la scelta di acquistarlo perché mi emozionava e perché tutto sommato pensavo fosse anche un buon modo di mettere soldi, ecco. Grazie a Deodato Salafia ed ora, come diceva qualcuno, reclam e poi torniamo puntualmente qui a Stato dell'Arte, parleremo di viaggi, di auto d'epoca e ci faremo anche con intelligenza qualche risata. A tra pochissimo.